Benvenuti ad una nuova puntata di N3 TV News sulla blogosfera, a cura del blog.it. Io sono Carola ed ecco il sommario di oggi, 16 novembre 2007. Tutti inventori, Telco Buzz, Italia no Android, la tag del giorno, Giri Trusty. Sigla. Tutti inventori. Da Blog Your Mind apprendiamo che è ora di condividere non solo le idee, ma anche le invenzioni. Avete inventato il nuovo asciugacapelli che si connette Wi-Fi? Avete pensato a un coniglio che si connette alla rete? No, quello c'è. Beh, insomma, avete un'invenzione e volete farla diventare realtà? Forse Inventionland fa il caso vostro. Forse. A noi sembra un sito un po' pacchiano. Comunque, date uno sguardo e poi fateci sapere. Telco Buzz. Continua la diatriba sul telefono Skype di 3. Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, ma come avviene spesso nella blogosfera, i temi evolvono, cambiano direzione e prendono rivoli imprevisti. Alcuni blogger hanno preso le difese delle telco, le aziende di telecomunicazioni. Altri hanno preso posizione su come i blogger abbiano o meno un potere di informazione superiore al giornalismo tradizionale. I post fuori controllo possono diventare pericolosi? Può accadere che una discussione diventi incontrollabile? Sì, certo, può succedere. Noi vi lasciamo al post di Luca Carlucci su Web News, che ha un taglio assolutamente interessante. Italia no Android. Sembra che Italia e Canada non possano partecipare alla gara indetta da Google per lo sviluppo di applicazioni per Android, il nuovo sistema operativo di Google per cellulari di ultima generazione. Strano, ma vero. Gli altri paesi fuori gioco sono Cuba, Iran, Siria, Corea del Nord, Birmania e Sudan, per l'embargo causato dalla legge americana, la famosa blacklist. Luca Conti in pandemia e moltissimi altri blog italiani affrontano il problema e spiegano i motivi di questa restrizione, pensando che alla fine questo sia un paradosso privo di soluzione ed un limite gravissimo della nostra legislazione. La nostra legge, infatti, limita i premi in denaro e richiede l'autorizzazione del Ministro dell'Economia, nonché il versamento preventivo del premio complessivo. Un paradosso di cui sentiremo ancora parlare nei prossimi giorni. La tag del giorno, Giri Trusty. Chi è? Beh, è una star dell'hockey canadese. Giri è della Repubblica Ceca, ma è anche una promessa dell'hockey mondiale e, seppur giovanissimo, è già una star dei campionati di hockey nordamericani. Da un po' di giorni è al top delle ricerche su Tecnorati. E come mai? Si è diffusa la voce che sia gay. Ci risiamo, un altro personaggio che sale alle classifiche per via dei suoi ipotetici gusti sessuali. Ormai sta diventando un classico. Il fatto che sia un giocatore di hockey e che da noi e nel resto del mondo sia sconosciuto passa in secondo piano. Peccato. Per oggi è tutto, alla prossima, ciao!